fatto così, faccio se quando esce una canzone, ti dico quello che ne penso e tu vai a vedere là, perché sennò tanto tutta la live diventa solo quello. Poi dopo vedo qualche trick, vi faccio capire come veramente rende un po' la cosa più pimp. Dai, vabbè, comunque mi piace come si era evoluta la cosa, a me piace la sfida musicale. A me piace sempre la sfida. Cavalla però, mo la dovete fare, vecchia contro nuova. Poi tra l'altro Cioni è sparito, non ha risposto, non so perché. Ma faccio... Cioni è sparito. Cioè, come abbiamo detto, pigliamo un beat e la propria barra, quello che spacca di più, però il fatto della chat. Per no, potete pure scegliere voi il beat. Lo potete pure scegliere voi. Ci votate e noi ci adattiamo. Va bene, dai, Gallo, lo scegliamo di te. Vai. Che passa, primo? Sei in chilling. Regà, non è che leggo qualcosa di sensato. Se mi scrivete no, che passò, un certo passò. Nome o offese, cosa devo leggere? Entre No, che passò, mi hanno detto, passò. Elvis, leggi qualcosa di sensato. Come faccio a leggere qualcosa di sensato? Le domande scrivono... te cioè, no, fai domande sensate, faccio le vostre domande, quelle che fate voi. Se offendete o dite un nome, io non è che sto a dirgli il nome mille volte o li offendo perché li conosco. Senti, famo così, ce l'ho io una bella domanda per la chat, però fai il sondaggio. Gli faccio il sondaggio. Allora, aspettative per la roba che stiamo a preparare col brasiliano musicale, ok? Aspettative alte o basse? Aspettative, Brasile fit cane secco. Oh, io c'ho la bomba nascosta, sicuro. C'hai una bomba nascosta già, eh. Raga, là, ti sorprenderò pure a te meglio. Allora, qual erano le due opzioni? C'hiamo sta bomba a mano. C'è il violino pronto da suonare? Secco, qual erano le due opzioni per il sondaggio? Allora, aspettative, brasiliano e cane secco, aspettative al titolo, e poi alte o basse? Aspettative alte, aspettative basse. Quindi se pensi che spaccheremo oppure dici no, vabbè, secondo me no. Ok, ragazzi, votate tutti quanti, mi raccomando. Ok. Oh, ricordiamo lunedì, ricordiamo l'ospite di lunedì è il fondatore dei Boys, i Boys di Roma, quindi lunedì si parlerà di ultras, di stadio, di trasferte, di scontri, di incontri, di tutto quello che vi pare, regà. Ovunque tu sarai, non ti lasceremo mai e canteremo sempre. Forza, vive, vinci, dai. Forza, Twitch, lotte, vinci per il tra. Allora. Ovunque tu sarai, non ti lasceremo mai. Vai, senti, vabbè, ma racconto io una storia di stadio. Intanto, famo lo spoiler del lunedì. Allora, quando la Roma ha vinto lo scudetto, no? L'ultima col Parma, io c'avevo il compagno mio del banco, Carcola, che era un malato, sai, tipo Secchione, però un malato tifoso da Roma, quindi pensa che strano, c'era cioè, come Secchione, tutto bravo con occhiali, si trasformava, e niente, poraccio si è andato a fare la notte fuori col padre a Roma Store a pie bietti, riesce a pie bietti pure per me, quindi io così farò sportare il bietto solo pagando, allora, se trovavano, no? Beh. Arriviamo là fuori e praticamente quello che strappa per bietto ci dice che era falso. O Carcola sta amico mio, proprio sta tipo quello Secchione, è diventato proprio un gangster, coatto vero, gli ho fatto, ma di che? Ho preso a Roma Storia così. Quindi noi tutti in ansia così, andati distinti, mio padre invece ha scavarcato, se n'è andato in curva. Che coatto, mi pare proprio scavarcato. Io preciso, capito, invece mio padre è coatto proprio. Vabbè. Io non scavarcavo perché quando andavo io mi impiavo tutte cose, dico, cioè, c'avevo star tre sforte, capito? Bella partita è stata, oh, già abbiamo fatto comunque, e chi cazzo ha visto la partita là, lo stadio non capivi niente, era un macello. 100.000 ci stavano. Nato per primo gol, un macello è stato, non ci si è capito più niente. La gente c'era entrata anch'io, al campo. C'eri pure te. Io pure ero piccolo, Ero andato a piare il cavo. Che mio padre mi ha portato via, non che ne so. 5 minuti prima che finiva la partita, perché già la gente entra dentro, già si sentiva nel bomba a mano, che track. Ma che sei matto? Già dall'1-0 al 2-0, poi sul 3-0 è finito proprio il mondo. I bambini si sono dati, certo, i grandi hanno dato una cosa per mesi. Il panico è stato. Oh, io ho festeggiato un mese, secco. Un mese paro. Ah. Comunque ma ci sta, sulle aspettative. È tipo pane e acqua. Quindi come? Il calcio dov'è mega più sentito, il pane e acqua?
Vabbè, cioè, c'è gente che ne ha. Poi ci sono rimasto male della ruota, perché comunque ci andavo così spesso al stadio, che proprio cascati i coglioni, non certo. Perché? Perché proprio ho iniziato a vedere la curva, che comunque non era più quella di una volta. E le persone non cantavano, era diventato cinema, non si vinceva mai, da poco non vinci mai, un po' mi ero stupato, proprio mi avvicinavo talmente tanto alla trap che mi guardava al basket e preferivo stare tipo come Mayweather là, perché basket, sai, no, LeBron, sì. Ah, io sono fissato, eh. Comunque, nelle aspettative, solo 95 persone hanno votato basse su 1500, quindi tutti alti. Poi, davvero? Poi, sì, sì. Poi erano curiosi su Mr. Cioni se si ricordava i tempi di sti cazzi, se non ti piace. Mi ricordo tutto, frate. Se gli puoi dire qualcosa, robe varie. Metti in beat trap che ti dico tutto. Vai! Ah, come faccio a mettere le cose? Ah, lo metti? No, dovresti mettere te, Cioni, sennò sai come ti arriva tutto storto, laggato. Sì, sai, sì, come ti arriva? Diventa trap and bass. Senza big, Cio? Ah, dai, dai, no, a me senza piace. Senza ciao, no, non niente, può farlo così. Bravo, Shoy. Ecco, tu che dici che fai freestyle, no? Hai fatto tutte le tecniche perfette, tutti quei campionati. Chiedi a Cioni quando ci siamo fatti essere a te lui quanto gli facevo il freestyle. Chiedi. Ma io ci credo, eh. Chiedi, bro. Ma ci credo. Ma c'è credo, solo che non lo vuoi fare pubblicamente perché dici è uno spreco dei soldi, non capisco. Una cosa c'è, dici. Esclusività. Com'è il Gallagher in freestyle, Cioni? Ha visto? La paura. Come te. Andrew, grazie mille dell'euro, fratelli, grazie mille dell'euro. Ma Galla, io ho ancora le registrazioni che ha fatto a casa tua quando eri fuori di testa. Strano. Sì, le ancora. Strano, Manny, che era fuori di testa, strano. E com'era? Bro, fra, spaccavano, bro. Cioè, con Galla si lavora, fa la serata, è fuori, arriva il beatmaker, telefono, beat, e fa il suo cazzo di freestyle e il giorno dopo ripiglia le barre. Vabbè, ma oh, il Gallo è come D'Annunzio, per scrivere il libro se devo un chilo doppio. Capito, ce rimette però, a soldi. Era investimento. Vabbè, è mente, però la sigo, non è in Italia. I film. Che ne pensate di 50 Cent? Cosa? Che ne pensate di 50 Cent? Minchia, fra... Di 50 Cent? Ha fatto uscire proprio lui, è quello che mi sa che ha gestito l'album di Post Malone. Sì, è vero, è lui. Sì. Pensate. Spacca qui il pezzo. Che Post Malone era proprio il 50 Cent. Ha fatto anche un pezzo con 6ix9ine, 50 Cent. Ma quello con 6ix9ine e chi altro c'era? Aspetta, un altro pure c'era. Come se quello, sì, del Brooklyn, non mi ricordo come si chiama mai. Era una bomba quel pezzo. Vabbè, no, spacca, bro. Sai quando ci fu la rivoluzione, secondo me, quando il buono Sosa, Chief Keef, non so se lo conosco. Chiaro che conosco Chief Keef, fratello. Chief Keef della Glow Gang, che erano esplosi con Love Sosa, così, insomma, Fifty Cent l'ha chiamato, la mia etichetta fa una traccia lui, Wiz Khalifa e Fifty Cent, ok? Allora, tipo, c'è stato un documentario che sembra, tipo, è il video della traccia, cioè, e però, tipo, Sosa si sentiva talmente tanto sto cazzo che diceva, di 16 anni, 18 anni, 17 anni, aveva fatto un contratto da 6 milioni di euro, aveva cagato in faccia tutti quanti, da ragazzino. Era e aveva già una figlia, tipo, a 17 anni. Usciva con Justin Bieber, erano usciti articoli su Noise, e Sosa è diventato... Sosa si fa. E dal futuro, insomma, poi alla fine dei conti stava fatto di lì a casa in mente, tipo, c'era 50 Cent che lo aspettava tipo sulle dune per fare il video, lui non gli fotteva un cazzo, non c'è andato. E quelli ugualmente hanno fatto uscire il video, quelle parti di solo di Sosa che tipo spaccano il suo 50 Cent mentre registrava col Choppa, che era il suo beatmaker, che era un cazzo enorme, e tiravano giù il microfono. Sì, Ian Choppa, è vero, bro! E lì proprio hanno detto proprio rap
è morto qua, adesso c'è Sosa, you know, Crapci. Ma sai che è quella Sosa è arroganti, capito? Che vabbè, loro davvero stavano fuori di testa, Chicago, Chirac. Però pure Chief Keef mo non sta passa bene, oh. Ma che è? Ma va, bro, è pienissimo. Io ho visto che tipo le sue etichette l'aveva pisciato perché era troppo gangster, tipo doveva... È sparito dalla Champions League, mica collabora più con quelli grossi. No, però è uno talmente mega rispettato, sai, che tutti farebbero un tipo di cosa. Esatto, lui ha creato tipo un nuovo genere tre... È Comercioni, è Comercioni. Tutti, bro, tutti. È Comercioni. Il cane secco racconta di cose di Luvio. E devo raccontare cose di Luvio? Che vuol dire raccontare cose... Ma che so, guardie questi, ma che vuol dire? Io chiamo avvocato. Non parlo senza un avvocato. C'è dentro l'FBI in questa chat, non va bene. Tutte domande strane, ma che vuol dire? Oh, c'hai ragione te, gli piace proprio mettersi in sagna. Guarda che cazzo sta la tira fuori. Cioè, ah, bella per tutti, rispetto massimo per tutti, però non è che te lo devo stare qua a fare socere a parlare, secondo me avete parlato di altre cose. Ma basta questo di lui. Regà, le domande quelle un po' più cioè che scottano, regà, se pagano, regà. Ma manco che scottano, nel senso, cioè, regà, con tutto rispetto, vedo qua pure che ne pensi da Achille Lauro. Cioè, io sincero, non penso niente da Achille. Cazzo me ne frega, non appunto. Penso proprio a Achille Lauro durante il giorno. Cioè, se me lo chiedi, ti dico, oh, grande Achille Lauro, bello, speriamo che sta bene. No, cioè quello è il discorso. No, è vero, no. Hai ragione, bro, concordo di tutto. Concordo due, oh. Cioè, non è che Bastian è tornato a pensare agli altri, mentre ognuno di noi ha la propria vita. È iperattivo, o sta fumando, o sta... Ma chi? Erzioni. Le sigarette, che hanno... Mamma mia, Erzioni, oh. Erzioni si piace. Sta bene, se la spassa lui. Comunque, regà, ha lasciato una delle barre più coatte della storia, prima. Comunque chiedono a te, Galla, su una canzone. Aspetta. Su Non cambio mai, se uscirai da solista? Sì, penso di sì. Ok, quindi uscirai da solista, boys. Poi Cane secco racconta di come mai hai cambiato sesso di adolescente. Ha cambiato sesso? Se hai mai cambiato sesso da adolescente, non era una bella fregna. Come ti chiamavi prima? Cane secca? Alessia, era una bella fregna. Alessia Merz. Cagna bollente prima. La ricordi Alessia Merz? Eccotela qua. Ma prima chi eri? Cagna bollente? Cagna secca.